Se sai far bene la spesa, il miglior ristorante del mondo è casa tua. La cucina di un bistrò? Tre giurati dai palati molto esigenti? Due cuochi appassionati per una sfida infuocata? Quattro prove: manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiato. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme. Salve, salve, salve. Concorrenti in cucina, giuria al banco di prova. Fiammetta Fadda, giornalista enogastronomica. Devi dirmi dove compri queste spille. Sembra fatta di caramello. Riccardo Rossi, attore. Grazie. Lo faccio anche io applauso. Grazie. Chiara Masi, sorridentissima come sempre, blogger culinaria. Poi mi dirai tu che ormai la conosci bene perché ride sempre, sì, ultimamente. Beh. Poi abbiamo Carmen, calabrese d'origine ma a Roma per studio, e Lorenzo da Roma proprio. Appassionato di cucina anche parecchio, cioè è un mangione, me l'ha detto. Non sembrerebbe. Beato lui. Allora, prima di iniziare, prima di darvi dei punti, dovete fare una piccola sfida. Chi la vince sceglie l'argomento della prova successiva, è di manualità. È una decorazione anche gustosa, bisogna brinare la frutta, dare questo effetto brinato. Due minuti per farlo. Perché mi guardi così? Via! Non c'è il frigo, forse per quello. Brinare la frutta è quando ti svegli la mattina che trovi la macchina tutta gelata, cioè questo effetto cristallino lucido sul parabrezza. Sì. Meno, non così poetico, ma molto più dolce, è farlo sbattendo l'albume, passando la frutta dentro l'albume e poi nello zucchero semolato. Si lascia asciugare, l'albume è acquoso, quindi un po' evapora, e lascia attaccato lo zucchero e lo lascia anche molto lucido. Serve per dare questo effetto nevoso sopra la frutta. Questo è un suono, guarda, gli si è accesa la pupilla, Riccardo. Sì, si pensa dal parrucchiere. Dal parrucchiere? Col phon. Che non è proprio questo. Se questo è proprio il rumore del phon. Allora, è un qualcosa di retro o è un qualcosa di utile fare la frutta brinata? Ma... che non si trova tantissimo. No, utile, utile non saprei, però è una maniera molto divertente di presentare la frutta, molto semplice, si fa anche in fretta. Sì, no? Si fa in fretta, però effettivamente è un po' retro. Io non trovo retro, anzi trovo che magari è di nuovo forse di moda, no? Un po' vintage, no. Quindi va di moda. Riccardo, come la brina la frutta? Io non la brino, io me la mangio. Pensavo che dicessi, prendete un freezer, prendete la frutta, la rovesciate nel freezer. Butti dentro, chiudi il freezer, te la dimentichi, è finito. La stanno spolverando già dall'albume montato. Uh-huh. Chiara, perché retro? Retro. Beh, no, perché non si utilizza più di tanto. Delle due si fa la frutta caramellata, magari si usano gli spiedini. Trovo anch'io che sia una cosa molto carina da presentare, però non si usa tanto ultimamente. Sul blog. No. Tanto io fino a quando non la vedo non capisco di che stiamo parlando. 10, 9. 8, 7, 6, 5, vi vedo un po' indietro, vi do qualche secondo in più, va. Sei già pronta? Metto sopra? Sì. Sei rimasto con la fragola a mano? Sì, non è infragolato. Che devi molto fare? Molto preciso. Vorresti metterla su un piattino, fermato, per esempio. Capito? Così. Beh. Io non riesco a scusate. No, non sono adesso, se vuoi avere il coraggio di dirmi ecco una prova di brisage, io vi sparo a tutti. No, allora, non sono usciti proprio. No, delle... Allora si rifà la gara. Si rifà la gara. Cioè sono pari, nel senso. Sono pari. Il notaio è pari. Dice che quando è pari, sì, si guarda la quantità. Ok. Quindi vince. Quindi. Mi hai fregato. T'ho fregato, Rossi. E allora, uno. E qui. Dice Carmela, quindi. Carmen! Scusa. Salti in bocca o arrosticini? Salti in bocca. Salti in bocca. Oh, rufiana. Buoni. Cioè, salti in bocca è l'ingrediente principale della prova di abilità. Cotti bene. I salti in bocca.
tipici romani, quindi tutti e due, tu sei di Roma e li avrà assaggiati trasferendosi su. 30 secondi per entrare in dispensa, prende tutto quello che vi serve per il vostro saltimbocca. Guardo te, perché sennò poi dici questo non è quello che... Hai aggiunto infatti l'aggettivo possessivo. Allora, 30 secondi, via. Voi fate i vostri e io faccio i miei. Signore a casa, 500 grammi di fettine di vitello, girello, farina, olio extravergine, salvia, prosciutto crudo dolce, cavolo nero e un buon pecorino dolce poco stagionato. Stop! Avete preso tutto? Pensavo fosse polenta io. 10 minuti, via! Ma che c'è, l'ananas là? Cos'è? No, è polenta! È polenta. Ah, meno male, brava! Allora, come lo fai? Scaldiamo. Allora, innanzitutto prendo una padella. No, ma dimmi la ricetta, cioè un saltimbocca classico sembra. Sì. Ok. Saltimbocca classico, l'unica cosa che ci affianchiamo un po' di polenta e i pomodorini con il sughetto preparato così all'istante. Ma la friggi la polenta, la tosti? No, la faccio tostare. È questo, guarda. Ah, ok. Mi vedesse mio padre, mi avrebbe già ucciso. Perché? Perché sono figlia di idraulico e mio padre fa anche queste cose. Vabbè, basta, c'è il disegnino sopra e sotto. Qua usiamo il pesce. Exactly. Che fai? Rivisitiamo il saltimbocca in versione appunto marinara. E lo facciamo sempre con il prosciutto e con la salvia. Però, vista la scelta del merluzzo, cerchiamo di abbinarci una salsina fatta con il cecio aromatizzata alla salvia, insomma. Plurale maestatis. Lui è un esperto gastronomico, anzi più che altro un gastronauta, perché va a assaggiare, prova, sperimenta. Scrive anche lui per due blog, signorina Maci, sa? Sì, sì. Ben due, ci diamo da fare. Gira per ristoranti. È un mangione. Ma dove lo metti quello che mangi? Corri dalla mattina alla sera e poi vai a cena? Ma sono voci questi. Sono voci. Sì. So che in un posto hai mangiato 21 portate. Sì, diciamo che ci siamo impegnati. In certi contesti fondamentalmente mi faccio un po' prendere la mano e dalla curiosità. E questa è la cosa che un po'... Sì, ma dopo un po' uno è sazio anche se è curioso. Ma dipende, comunque certe porzioni nei ristoranti non sono così impegnative. Certo, quindi... però 21, soltanto poi... di tempo che stai a tavola. No, no, poi diciamo anche lo chef aveva strutturato il menù per non affaticarmi in un certo... infatti anch'io pensavo a una scenetta leggera stasera, fare una trentina di piatti, un paio di casse, un'autobotte di vino. Ma per non stancarvi, scusami Lorenzo, non c'è bisogno del fuoco con la padella? Non lo so, Lorenzo lo lasciamo lavorare, sì. Io spero. Dicevo solo per... è vero, Riccardo se non vede esatto. Padelle sul fuoco si preoccupa mentre loro si scaldano. Io vi chiedo, cara mia giuria, stando qui dai miei concorrenti, come fate voi saltimbocca? Cioè, Chiara me la deve dar strana la ricetta. Infatti io ti direi con il petto di tacchino, per cui farli con il tacchino, con la salvia e i fichi. Secchi o freschi? Freschi. Quindi molto è settembre. Buono. Sì, in stagione. Oppure ovviamente. Ammollando quelli secchi. Oppure ammollando quelli secchi. Mettendone meno. Esatto. Allora, lei fa l'attrice, però è anche canterina. Cioè, vuole fare l'attrice, ma è una esatto. Semicantante, si può dire? Dicono. Allora, sentiamolo noi se sei cantante. Oddio, dopo una passata influenza me lo chiedi? Non dire le scuse, non abbiamo... Ma no, una scusa! Dai, dai, così, a cappella, dai, dai, non dai, brano a scelta. E non abbiamo bisogno di parole per spiegare quello che è nascosto in fondo al nostro cuore. Ma ti solleverò tutte le volte che cadrai e raccoglierò i tuoi fiori che per strada perderai. Questa canzone mi ricorda, mi emoziona. Ammazza! Grazie. Brava! Puoi cantare ancora se vuoi. Guarda, no. La puntata, abbassi un po' sottofondo. Di solito effettivamente lo faccio cucinando, quindi... Beh, lo puoi fare. Tu canti
Noi balliamo. Qua sì. Canta in padella questo pesciolino. Quindi semplicemente è il saltimbocca, anche versione classica come forma. Però... sfumato con un pochino di acqua, quindi... sei molto concentrato, Lorenzo, eh? Forse un po' più tensione che concentrazione. Sotto tensione, ma rilassatevi, è un gioco. Non guardate Riccardo quando cucinate. Allora, e facciamo ripassare il cavolo nero in padella con un pochino di olio. Deve rimanere abbastanza neutrale perché il sapore ce l'ha già dentro. La carne la battete appena, la passate nella farina e la rosolate nell'olio. Togliete la carne dal fondo, aggiungete un goccino di acqua e in una padella accanto fate tostare le fette di prosciutto senza aggiungere grassi, in modo che diventano croccantissime. Si alterna il cavolo nero, le fettine panate e scottate al cavolo e al pecorino, mettendo come parte croccante e saporito le sfogliette di prosciutto croccanti. Se terminate con il pecorino potete passare sotto il grill del forno 3-4 minuti per far armonizzare tutti i sapori, così la carne che è croccante fuori assorbe l'umidità del cavolo e anche il sapore. Non sento cantare. Brava, concentrazione, molto brava, brava. Cosa ti hanno chiesto al tuo primo provino? Te lo ricordi? Questa è la domanda extra puntata. Ma guarda, io in realtà non ho fatto un provino. Il mio primo lavoro in assoluto che ho fatto, perché era College, un film di Castellano e Pipolo. In realtà io ho avuto un incontro con i registi, con Castellano e con Pipolo, per l'appunto, che mi hanno detto, li ho fatti ridere così raccontando il più di me, ho detto portaci una foto altrimenti ci dimentichiamo di te, pensa. Ah. Quindi vedi come proprio non... bastava la chiacchiera. Ti hai fatto Amatriciana? No, penso. Beh, ero piccino. Oggi voglio parlare del vostro lavoro. Fermetta, si ricorda il primo articolo importante? Come no? No, importante no. Mi ricordo che, essendomi da poco laureata, mi hanno chiamato in redazione a Cosmopolitan, che allora era insieme a Harper's Bazaar, e io pensavo, benché fosse appena arrivata, che insomma, una laurea in lettere, non lo so. E allora mi hanno chiamato e mi ha detto, allora adesso tu questa settimana fai l'oroscopo. Vi potete immaginare cos'era l'oroscopo di Pianetta? Allora, inventatelo però, gemelli. La vostra natura complessa è un divaga, questa settimana vi vedrà protagonista di avventure esilaranti, culinarie e non esilaranti. Non lasciatevi però troppo entusiasmare, ma procedete lungo la vostra strada. Me lo faccio fare tutte le mattine ora, se è sempre così. No, e io ho deciso, siccome ho detto, ma come faccio a fare l'oroscopo? Non ne so niente. Cioè, no, non ti preoccupare, tu prendi numeri di vari giornali, leggi un po' di oroscopi e lo metti insieme. Allora io ho deciso che il mio oroscopo sarebbe stato sempre al positivo, perché non vedo per quale motivo bisogna mettere la gente in ansia su delle storie assurde. Stupendo, bravissimi, sì. Facciamo un applauso ulteriore. No. Due minuti di tempo. Nemmeno due minuti, se devo essere onesto. Ma però ci siamo. Sai che abbiamo delle padelle con l'interno nero che sono antiaderenti. Non le trovavo. E chiamami, no? Sono qua apposta. Tu devi fare la passatina in un minutino. Ce la fai? Sì, la facciamo. Ce la fai? Non ne viene troppo, sì. Ma sei sempre così serio? Anche quando scrivi? Sei così cattivo? No, non sono cattivo. Anzi, ci metto sempre molte faccette nei miei post. Molte faccette allegre. Perché la cucina sicuramente è qualcosa che di solito dà allegria. E lo vedo, che sei allegrissimo oggi. Proprio sprinzi felicità da tutti i pori. Dai, frulliamo. Qua mettiamo il pomodorino. Sì. Cerchiamo di fare qualcosa di carino, insomma, perlomeno. Mettilo un po' anche sulla carne, signore. Metticelo. Mi servono i piatti. È finito. Oh. Io ho fatto. L'hai fatto? Vai, sì. Su! Un altro pezzo, vai. Un altro? Vai.
Giorgia voglio. Sono gocce di memoria, queste lacrime nuove. Siamo anime in una storia incancellabile. Racconterò di te, inventerò per te quello che non abbiamo. Bellissimo. Basta, mi hai fatto una bella goca. Basta, su, via. Quando ti arrivano i piatti in ritardo al ristorante scrivi male però, eh? Io che difendo la categoria con la giacca bianca. Allora, un sonoro e canterino involtino con la polentina e il sughettino. Ritorna un po' di vivacità. E torni un po' bambino anche. Il cuoco e fiamme. Non cominciamo con le rime. Coltello. No, non cominciamo con le rime, ma questi piatti mi ricordano mia mamma. Perché sa fare solo gli involtini. Tu per questo hai fatto poi la scuola? Sì, io ho fatto la scuola per insegnare poi a mia mamma. Allora, Riccardo Rossi assaggia. È cotto, vedo ruggine dentro, rugiato. E il prosciutto? Gambe. Polentina? Ma il sughetto dei pomodori è con un suo fondo a sé o è nella padella dove hai fatto cuocere la carne? No, è la polenta che è fatta nel sughetto dove ho fatto cuocere la carne. Il sugo è in una padella a sé. Scusa, lo metto al centro così ci ricordiamo che stiamo parlando. Allora, molto buono il ripieno, ben saporita la carne, quindi molto buono. Il sughetto in realtà è un po' insipido, secondo me. Non è ben, non ha esatto niente, solo pomodoro con un po' d'olio. Pomodoro, origano e un po' di sale. È un po' il pomodoro che perde, però effettivamente la carne è fatta molto bene con un buonissimo ripieno. La carne è molto buona, è vero, il ripieno, il prosciutto andrebbe, diciamo, tostato, insomma, cotto un po' di più. Lì dentro è arrivata poca, lo so, è una rivisitazione. E il sugo ha qualcosa che non va, infatti. È un po' poco cotto l'involtino, andava un po' dorato di più, e anche la polenta. Però l'idea della polenta con l'involtino e questo sughetto molto leggero, che può sembrare un po' insipido, però io lo trovo molto, molto leggero, piacevole. Io trovo un piatto che è gradevole. Adesso il pesce di Lorenzo. Se volete posso fare questo. L'hai cotti solo da un lato? Sì. No, regia del volo prima insieme al cecio. Lorenzo, ti vedo. È lo stesso colore del pesce. Speravo di riuscire a. Non è una giuria che ti decreterà le stelle o meno, quindi la carriera. Pensa, io prima ho dato la mia ricetta e ora sto pensando che mi sono scordato di metterci la salvia. Quindi a casa saltate la scalpina con la salvia e poi il cavolo nero. Anche tu sbagli allora. Vedi? Beh, Simone spesso. Si può sbagliare. Poi è un gioco. Poi è un assaggio. Sì. Non arriva più. È freddo. Per te. Grazie. È la salvia. Che cos'è la salvia? Eh sì. Cos'è più buona la salvia fritta? Il pacchero fritto. Allora, Chiara Maci. Allora, mi piace molto l'idea di unire questi ingredienti, però effettivamente io non riesco a capire se sia il cecio che vince. No, non mi dà un valore aggiunto, nel senso che mi copre completamente il pesce. Mi piace l'idea di sostituire il saltimbocca con il pesce, però in questa, con questa crema scompare. Ti stupirò. Aver riassaporato quella salvia col prosciutto appunto un po' cotto, che ha preso quindi calore, mi ha fatto amare di più questo plateau,
proprio perché ho riconosciuto proprio la caratteristica del saltimbocca. Riccardo ce l'ha un po' con il merluzzo e la platessa in generale. No, merluzzo ci mancherebbe, per l'amor di Dio. Quindi, good. Vabbè. Apprezzo l'idea, diciamo però che è convalescenziale, nel senso che siamo in convalescenza e ci portano questo piattino di pesce molto in bianco con l'idea di questo pochino di prosciutto sopra, questo contentino. È molto debole. Votatelo, da 1 a 5. Però questo è l'involtino di Carmen. Pari! Sono sempre pari! Sia sulla... È vero, è la prima volta che succede. Però sceglierei perché prima ha vinto lei per quantità. Per la quantità che sentiamo. No, no, non sentiamo. Aspetta, rilassati. Pubblicità. Torniamo subito. Bentornati in studio a Cuochi e Fiamme. Abbiamo fatto dei salti in bocca in due versioni. Sono piaciute entrambe perché siete 11 pari. Ma il nostro notaio, sempre, che non sappiamo bene chi sia, chi ha vinto la prova precedente, comunque decide in pareggio. Quindi, Castelmagno o mozzarella di bufala? Mozzarella di bufala. Va bene. Più fresca, ti piace, Riccardo? E la mozzarella di bufala è l'ingrediente principale della prova di creatività. Allora, mozzarella di bufala già davanti a voi. Bella grande, dovete ricettarla. Rendetela creativa il più possibile. 30 secondi, via. Tonno? Cos'è? Tonno. Filetti di tonno. Bello. Ah, conchiglioni. Qua prendiamo bottarga. Cos'è? Colatura di alici questa? Exactly. Buona. Spaghetti integrali, menta, limone, latte, stop. Avete preso tutto? Vi ho dato lo stop un po' prima, ho sbagliato io, scusate. Cattivo. No, vabbè, ho visto tutto pronto, ve ne do altri 10 sui 10 minuti che partono adesso. Via! Allora, che fai? Buttiamo subito giù la pasta. Titolo della ricetta. Facciamo una aglio olio di mare con crema di bufala. Usando come aglio olio colatura d'alici e bottarga, immagino. Esatto, un po'... una versione marina estiva. Ok, sei fidanzato? No. Allora, pasto dolente. Pensa che se mi fai un sorriso mentre cucini e una donna ti vede da casa e ti vede cucinare con il sorriso, potresti colpirla. È fatta, dici? Eh? È fatta. Ma non lo so, non faccio mai queste cose, però secondo me funziona. È una cosa che non ti capita mai, insomma. No, esatto. Che fai? Che c'è? Perché? No, pensavo mi facessi la stessa domanda, perché non... Certo, sei fidanzata? Assolutamente no, felicemente single. Felicemente single. Ti capisco, cioè nel senso capisco la tua scelta. Che fai? Allora, intanto ho messo la pasta, adesso incomincio a tagliare... Sai come si chiama quello sotto il piatto? Sì, tagliare, però non mi viene comodo, giuro, per la mozzarella. Aspetta, non me la spieghi questa, scusami. Lo so, non mi viene comodo perché perde l'acqua. Vabbè. E quindi l'acqua mi serve da mettere. Anche se la tagli con quel coltello perde l'acqua perché la strizzi. Se vuoi ci sono tanti coltellini affilati qua, guarda. Grazie. Allora, titolo della ricetta quindi. Sono conchiglioni ripieni, anzi per l'esattezza insalata di conchiglioni ripieni. Dentro c'è bufala e tonno. Bufala, tonno e spinaci. E spinaci bolliti. Esatto. Messi dentro il conchiglione. Esatto. E la foglia di lattuga fuori come decorazione, in modo tale che qualche foglia venga tagliata, mentre le altre vengano messe per decorazione. Pensa che quando i nostri giudici hanno il tuo piatto davanti, mangeranno anche questa. E di solito questa qui si condisce. Lo so. Scusatevi se sto cercando di ricordarvi. No, ti ringrazio. Quindi voglio capire come fai il fondo. Solo. Guarda, faccio una cosa molto semplice con aglio
Là io lo schiaccio con lo schiacciaio. Ah, lo metti tutto proprio? Sì. Ok. In modo che viene tipo una... Cioè, una vorrei purea. Provare una specie di cremina. Poi dopo averlo ripassato al volo lo spaghetto, lo condisco a freddo perché la colatura, insomma, non va mai cotta. E lo mantengo con un po' di bottarga grattugiata sempre a freddo e lo servo su questa cremina di bufala. Carina come idea. A casa cucini? O tu il cuoco di casa? No, diciamo il cuoco di casa è un parolone, cioè nel senso ci alterniamo con mia madre, anche perché io, cioè facendo scuola, è un po' difficile. Scuola fai? Faccio lo IED, un istituto, cioè sarebbe l'Istituto Europeo di Design, però io lo faccio nell'ambito organizzazione eventi e marketing. Che è un po' più particolare, insomma. Bene, anche là io ho il peperoncino fatto con lo schiacciaio, è particolare perché deve essere bravo poi a non bruciarlo. Io vi do una ricettina per un raviolo fatto con la mozzarella di bufala. Pasta all'uovo fatta con 100 g di farina e un uovo a testa. Una patata bollita sufficiente su una mozzarella da 250 grammi che verrà tagliata e strizzata nella carta assorbente per togliere in polsiero. Si aggiunge la patata schiacciata e abbondante basilico. Quello sarà il ripieno di un raviolo che dovete fare molto grande, farlo saltare semplicemente in una padella con dell'acqua, dell'olio insieme e una concassia di pomodoro fresco tagliata finissima, soltanto la polpa e messa all'ultimo. Così, una spolverata di grana e sentirete la mozzarella filante dentro. Giuria, allora la mozzarella di bufala è un qualcosa che ci invidia un po' tutto il mondo. Beh, sì. Assolutamente. Che è, come giustamente dice sempre Riccardo, una roba che si taglia in quattro, un sì. filo d'olio proprio se ce lo vogliamo mettere, esatto. E ce lo mangiamo così. E io sono d'accordissimo in questo caso. Però qua bisogna renderla un po' creativa. Come si può rendere creativa? Chiara, partiamo da Chiara, il solito allora, giro facciamo. Il problema unico della mozzarella di bufala è che perde tanta acqua, quindi va utilizzata nelle giuste ricette. Io la uso molto nei primi piatti, quindi come stanno facendo loro. Ad esempio, io faccio un risotto con il salmone affumicato e il radicchio, con l'aggiunta di mozzarella di bufala alla fine. A mantecare. A mantecare, e viene molto buono, perché lì sta anche bene, perché deve diventare ovviamente filante, quindi... Si perde, diciamo, l'essenza del crudo in quel caso, sì, esatto. Però abbiamo una bella cremosità e il filante. Io per esempio l'abbina del prosciutto, della pizza, un bicchiere di vino bianco e basta. Su questa volta non ride e ti dico va bene, perché è buona così. Anzi, e poi diciamo anche a casa, ricordiamo che non va tenuta in frigorifero. Esatto. Sapete come l'ho fregato Simone Ruggiati dicendo la parola abbino? E allora gli è piaciuta, capito? Tutta fuffa. Sono d'accordo, la mozzarella di bufala è una cosa sublime e va mangiata così. Magari ci si può mettere sopra, cosa che lui sta facendo anche se in un altro modo, una goccia di colatura di alice anziché mettere una alicetta, per esempio, che sarebbe comunque la sua... Io ho dato una ricetta di un raviolo per ricettarla un po', però una cosa carina che vi posso dire anche a voi, la classica caprese... Presentata in maniera molto carina, potrebbe essere fatta da delle fettine di pane tostate in forno, fini fini, pan tipo una ciabatta con un filo d'olio, la mozzarella appena tagliata, quindi lasciata neutra, e la concassia di pomodoro condita olio, sale, pepe e basilico, e le alterni l'una e l'altra, ti danno una sorta di mille foglie, molto carino, perché mancherebbe il croccante che li abbiamo col pane. Trangugiarla in un secondo, straordinario. Con la bruschettina. Buona idea, giusto. La mozzarella c'è poco da dire, con la colatura e con la bottarga devi far bene... un equilibrio fra le cose. Avete 4 minuti per crearlo, il vostro equilibrio. La bottarga io la adoro, specialmente sull'aglio al peperoncino. Ricordiamo a casa che è la sacca del muggine, in questo caso c'è anche di tonno, salata e essiccata. Buonissima anche con il burro e il pane. Allora, vediamo come fai la farcitura, perché io non avevo capito che era una crema la farcitura. Fondamentalmente no, però uno viene meglio per il momento e poi viene messo dopo tutto il resto. Allora, prima metti, quindi hai frullato gli spinaci con? Gli spinaci con la mozzarella, l'olio, il sale e il pepe. L'hai assaggiati? Sì. Guardati, sì. Mi metti in imbarazzo, non è Simone, colpa guarda lì una mano a Lorenzo per tirargli su quegli spaghettoni, dai. Che è successo? Niente, non c'è il coso, guarda. Ecco, vai. Se tu... Vai, guarda. Vai. Dica. Vai. Quando vai dai tuoi chef, fatti, vai un po' in cucina e fatti vedere come, magari tenendoli su così, si pescano un po' meglio. Non biado con...
caso. Grazie. Bottarga pronta, crema di bufala sul fondo. La colatura dove la metti, quindi alla fine? La metto a crudo, sì. Okay. Cioè, fuori dal fuoco. Hai fatto un aglio e olio, ma non peperoncino. No, peperoncino penso andava un po'... Cioè, c'è già molto la bottarga, che è bella saporita. E volevo che prevalesse un attimo questo sapore appunto marino, alla fine. In contrasto con la freschezza della bufala. Purtroppo ho un problema tecnico di regia. Che hai? No, niente, mi si era un attimo aperto il conchiglione. Vabbè. L'hai richiuso? Sì. Conchiglione sempre richiuso. Mancano due minuti. Sono due cose completamente opposte, anche se sono due primi, anche perché uno è caldo, uno è freddo. Ti posso fare una domanda? Hai messo il sale quando hai frullato la mozzarella? No, perché c'è la gola dura. Come? Perché c'è la gola dura, non ho messo il sale. Hai messo il latte? Cosa hai messo? Perché ti sia un po' sgranato qui. Cosa? Cioè, hai messo latte e mozzarella per frullarla? Sì. Ok. La colatura di Alici, pregiatissima nostra, è un po' simile a una cosa che io odio, forse perché sono patriottico, però, che è la salsa di pesce che viene dalla cucina orientale, che viene fatta con i totani lasciati nelle botti, fino a che non fermata. Non lo sapevo proprio. Il principio è quello della colatura del garum latino. Però ovviamente ci stesso. Spiega la colatura di Alici. Riccardo, ascolta. Beh, nata a città. No, Fiammetta. Ah, scusa. Stavolta la voglio in serio. Tu metti, sovrapponi le Alici aperte con un peso, le lasci da parte, sotto si raccoglie la loro acqua. Acqua. E quell'acqua poi filtrata costituisce la colatura. Stop. Poi prendi le alici che sono state pressate. Colatura che si trova spesso sul mio comodino. E la sera quando c'è quell'arsura, un goccetto. Pensavo la usassi la mattina come... Dopo barba. Dopo barba. È molto forte, se volete non provarla va, a casa. Salata l'acqua, ricordiamolo. Non va salata l'acqua quando fai la colatura di alici. C'è lo spago al dente proprio erto e ci metti solo la colatura, l'acqua non va salata. Devo dire questo... 10, 9, 8, 7, bravo. Allora, io ho detto, ma pulita l'insalata, sì, non l'ha fatto. Lo Stop. So, mamma. Ti aiuto, mi guardi lo male so. E poi non lo ma fai. Ma non ti guardo male, giuro. Però invece sì, eh. A noi abbiamo visto da qua. Che lo guardo male? Lo guardi male, sì. Attenzione. Piatto di Carmen, conchiglione farcito in insalata di filetti di tonno. L'ingrediente principale dei piatti, che non si vede subito a colpo d'occhio, era la bufala. Lei l'ha abbinata in un modo abbastanza classico, cioè mozzarella e tonno. Scegliendo una buona mozzarella e un ottimo tonno, è stata abbastanza rufiana la scelta, in senso positivo. Allora, qua siamo in chirurgia. Qui la mozzarella l'abbiamo lasciata ancoretta. Una parte solo tagliata, una parte frullata, ma comunque non calore, niente, cioè tutta a freddo. Chiara e poi Simone. Stavolta sì. Paura? No, comincio a spostare il piatto prima di assaggiarlo anch'io. Dimmi, Chiara. Molto buona, difficile da mangiare molto. Per essere una pasta, perché effettivamente è molto ripiena, forse troppo ripiena, e avrei tenuto la pasta un pochino più al dente, sinceramente, però l'abbinamento è molto giusto, la freschezza della mozzarella mangiata insieme, quindi lasciata così in purezza, come dice lui, molto molto buono, molto fresco, piatto estivo. Sì, il tonno molto presente in questo plateau, tanto che appunto la conchiglia scompare, non si sente più la pasta. Non era la conchiglia il tema, eh? Era la mozzarella. Pochissima, c'era troppo tonno. Era nella crema di spinaci, non si sentiva tanto. Fiammetta.
È un piatto molto fresco, molto equilibrato, si può mangiare in barca, si può mangiare praticamente sulla spiaggia, ci vuole anche pochissimo tempo a farlo e in questo senso lo trovo creativo, perché di solito il conchiglione è ripieno di altre cose o comunque è più pesante, magari con della besciamella o così. Quindi è una versione molto piacevole. Molto bene. Piatto di Lorenzo, aglio e olio di mare. Ma si è freddato però. È vero. Meno male che le prove sono quasi finite, perché Lorenzo mi sta andando in impressione. No, non la mangio la conchiglia intera, non ce la faccio. In un boccone ha mangiato un etto di pasta. Mi sta venendo il dubbio che non gli piaccia la mia roba, allora. No, ha fatto un buon commento. Si è girato da solo. Si è girato. Ha fatto un gruppo. Vedi Chiara come più fine. Arrotola uno spaghetto alla volta. Che dici Chiara? Dico che effettivamente il protagonista di questo piatto, il valore aggiunto, è effettivamente la mozzarella, perché sarebbe stata una pasta troppo saporita, con bottarga e colatura di alici. Effettivamente la mozzarella è quello che cambia completamente il piatto, lo rende perfettamente equilibrato. Quindi un ottimo. Grazie. È vero. No. No, è vero, perché effettivamente tutta quella roba che ci ha messo viene proprio smorzata molto bene dalla mozzarella. Creatività quindi azzeccata. È molto buono, è molto equilibrato. Non avrei scelto una pasta di tipo integrale perché gli dà una nota leggermente amarognola, che secondo me... Anche la bottarga lo è un pochino. Forse la bottarga lo è. Francamente, secondo me, della bottarga si poteva fare a meno. È semplicemente, poteva essere una decorazione. Bene la colatura di alici, molto geniale l'idea della mozzarella che avvolge il tutto e non ingrassa. Non ci sono oli, cose pesanti. Votatelo, il piatto di Lorenzo. E adesso il conchiglione di Carmen. Quindici a 10 per Lorenzo. Bravo. 26 a 21, quindi scegli tu. Carpaccio di manzo o tiramisù? È una prova di presentazione, eh? Non lo mangiano. Carpaccio. Carpaccio? Sì, sì. D'accordo. È il carpaccio l'ingrediente principale per la prova di presentazione. Carpaccio di manzo. Un sacco di ingredienti, dalla bottarga appunto all'uovo sodo, al formaggio, verdure varie, per renderlo bello, affascinante e ammaliante. Via! 6 minuti. Hai già un'idea? Sì. Intanto aiutami, tagliami le zucchine a nastro, grazie. Con calma e per piacere. No. No, te lo dico solo, c'è un manager, fa, eh? Oddio, perdono, ecco, non lo farò mai più. Oh, vabbè. Vabbè. Va bene così? Vabbè. Meglio. È single, ora capisco se li tratta così. Infatti certo. Se è felicemente single vorrei che... No, in realtà era un'altra la risposta. Felicemente single, la conquista di Simone Ruggiati, cosa che non... Praticamente impossibile. Ciao! Ah, eri dietro, scusa. Cioè, non ho capito. Simone è fatta. Scherzo. Vero niente. Ma e siccome anch'io sono felicemente single... Appunto. Bene, che ricetta fai, Lorenzo? Lorenzo? Io faccio un carpaccio con una specie di maionese all'acciuga. Servito con dell'arancia. Dell'arancia. Allora, le vuoi a nastro? Sì. Te le faccio con il coltello, se poi vengono troppo spesse te le faccio con la mandolina, va bene? Va benissimo, ti ringrazio. Niente. Che uomo perfetto.
Simone, piaci, eh? Simone, vorrei che tu lo sapessi. Tu piaci, Simone. Ma io l'ho sempre detto. Sì, cioè... no, adesso parlavo a Simone, appunto, perché non voglio che Simone rimanga così... single, fracido. Lo penso anch'io. E come vedi, se continuate mi taglio, nel discorso. Le bar- sono troppo spesse? Sì. Sì, Simone, non le fai bene, Simone. Vabbè, più fine col coltello è quasi impossibile. Prendo la mandolina. C'è la mandolina apposta per fare queste cose. L'ho sempre detto io. Cosa ci devi fare? Posso saperlo? Devo piegarle su se stesse, esatto. Non si piegano tutte, lo vedi? Cioè, un pochino attivo, no? Se vuoi conquistarmi hai trovato la strada sbagliata. Dov'è la mandolina? Allora, aspetta, la ruba Lorenzo. Lorenzo, mi racconti un po' meglio la tua ricetta che non l'ho capita benissimo. Ma guarda, non è una vera e propria ricetta. No, diciamo, cos'è? Diciamo che impiattiamo questo carpaccio in una maniera un po' più originale. Quindi maionese all'acciuga sulla carne. Sì. Guarda, un te contrasto... la passo, vanno bene in quel modo perché no, mi sono... No, no, c'è un metodo per tutto. Scusa Lorenzo se ti ho interrotto. No, no, vabbè, un contrasto diciamo abbastanza usuale, quello con l'acciuga e il cappero, con la carne cruda, insomma. Noi la facciamo un po' alleggerita con questa maionese e alla fine decoriamo con qualche puntarella che serve un po' a sgrassare, se vogliamo dire. Puntarelle acciughe stanno benissimo, come Roma docet in questo, insomma. Vanno bene così? Sì, sono perfette, detto io. Allora, Roma docet. Puntarella, acciughetta, aceto di solito, anche se a me piace anche il limone. Capri non li usi, vero? Ah, sì. Ma proprio così, io pensavo, ti devo dire la verità, pensavo, io mi ero distratto a fare la zucchina, che tu mi uscissi con un qualcosa di molto più zen. No, no, niente zen. Ok, qui. Quindi ti piace la cosa della ristorazione, ma poi quando c'è da mangiare a casa... Siamo romani, siamo. Sostanza, siamo sì. Romani. Bene. Io faccio un qualcosa di abbastanza tradizionale per voi a casa, che è un involtino, però poi tagliato come un sushi, ovvero il carpaccio lo fate marinare come più vi piace, in maniera classica è sale, olio, pepe e limone, emulsionati insieme, magari con un profumo, che ne so, dei gambi di prezzemolo tritati finemente, spalmate la carne con un pennellino sia sopra che sotto, la lasciate marinare e poi la disponete tutta su un foglio di carta forno, sovrapponendo le fette. Mettete al centro un ripieno, anche delle semplici puntarelle possono andare, o un'insalatina di rucola e grana, classica da carpaccio, arrotolate facendo una sorta di rollè piccolino largo 3 cm di diametro, in modo che si possa arrotolare tipo una caramella e lasciarlo riposare in frigorifero 5 minuti, che tiene la forma. Si taglia a tronchette e sembrano dei piccoli maki sushi, in modo carino per presentare il solito carpaccio, rucola e grana che si fa in 5 minuti. Oppure con un bello zabaglione di formaggio sopra. Giulia, vi vedo un po'... No, sai, rilassati. A me la carne cruda così non è che mi entusiasmi molto. Mi piace un po' marinata come si fa, cotta col limone in Piemonte, no? Classico. Oppure mi piacciono questi sushi di cui parlavi tu, però poi scottati con la torcia culinaria. Ah, con la fiamma quella sì, da crème brûlée. Con la fiamma o da crème brûlée che li cuoce un pochino. Carino come cosa. Oppure anche poi avvolti, a me piacciono marinati così e poi con il pane saltato in padella, tipo le briciole, passati dentro gli danno quell'effetto bruschettato fuori. Riccardo li prepara sempre così, no? Io non ho mai mangiato un carpaccio di manzo in vita mia. E quindi ho assaggiato una volta una tartare dal piatto di un mio amico e mi ricordo che mi fece impressione vederlo fare così. Con le mani? Sì, con le mani, lo mischia... No, forse... Al tavolo? No, al tavolo, non con le mani. No, fanno la salsa. No, con le mani mia nonna quando fa le polpette, scusa, ho sbagliato. 30 secondi di tempo. Sembrava quella cosa simile lì e basta, chiara maci. Non ti è piaciuta? No. Faccio così. Io la adoro, la tartare. Lo so, molto buona. È la più buona del mondo. Lo so, dite sempre così, poi vi mangiate l'hamburger e vi piace. Daccene una. Io mangio... Però a carpaccio, il tema è il carpaccio. Ma no, più che altro sai cosa? Il carpaccio di manzo non è che abbia chissà quante lavorazioni, puoi giocare come fanno loro sulla presentazione, per cui farlo o a fagottino, a sacchettino, oppure come dicevi tu, chiuso tipo caramella, sai, con dei formaggi ripieni. Stop al tempo, è finita la gara, anche affettato tipo spaghettini e marinato è carino. Finito. Ah, sì, carne cruda.
molto bravi. Belli da lontano. Molto bravi. Vediamo anche da vicino. Guardateli con calma. Ammazza, stiamo lì, ragazzi. Lo lasciate marinare dall'acidità messa, perché noi andiamo in pubblicità e torniamo subito per il finale. Bentornati a Cuochi e Fiamme, giudici molto attenti alle preparazioni di Lorenzo e di Carmen. Lorenzo sta conducendo 26-21. Lei sorride perché ha fatto un piattino interessante, dice quasi quasi ribalto la situazione. Infatti i nostri giudici partiranno proprio dal piatto di Carmen. Ha fatto dei piccoli fiorellini di carpaccio con zucchina cruda e bottarga laterale. C'è anche il sedano. C'è anche il sedano. È un piatto che va bene per un mondo crudivoro, cioè se la differenza tra il crudo e il cotto è la civiltà non civiltà, qui siamo nel paleozoico. Nella, siamo io sono nel, un incivile allora, perché nel paleozoico adoro queste cose. Però bisogna dire che è omogeneo, perché è tutto crudo, c'è la zucchina, la carne e queste che sono uova solo sotto sale. Quindi un piatto primitivo presentato con molta eleganza su questo fondo violaceo. Puoi assaggiarlo, Riccardo, se vuoi. No, ricordiamo che la giuria non è tenuta al piatto di presentazione. Devo dirti che la frase piatto primitivo credo che sia una delle cose più belle che Fiammetta Fadda abbia detto. Facciamo un applauso in tutte le votazioni che ha dato. Un piatto primitivo. Cioè, stiamo tornando veramente a Stanley Kubrick 2001 Odissea nello spazio. Lo scimmione che fa volare in aria una clava, capito che era un osso, e lì capisce che appunto doveva mangiarsi questo plateau. Io apprezzo moltissimo la simmetria. Secondo me è un piatto moderno, non è un piatto preistorico. Certo. Nel senso che viene presentato, sì, per carità, tutto crudo, però viene presentato in modo moderno, in modo, secondo me, molto carino. Avrei cambiato il piatto, avrei lasciato un piatto bianco, anche perché così sarebbe stato più facile, ad esempio, per una blogger come me da fotografare. Su un piatto del genere risalta meno, e avrei usato le carote al posto della bottarga. Però molto carino. Ci sta la bottarga proprio. Sì. Botta di salinità. Con la carne cruda. Questo invece è il piatto di Lorenzo, che ha fatto un carpaccio alternato alle fette di arancia con una emulsione all'acciuga e puntarelle. Questo è certamente da mescolare, da mangiare, molto buono, perché però dal punto di vista della presentazione io lo trovo too much. Cioè c'è dentro troppa roba, ha voluto mettere dentro troppe cose, c'è l'arancione, c'è il formaggio, ci sono le puntarelle con l'acciuga, c'è... È un po' troppo. Ti riempi a vederlo. Sì, la presentazione è un po'... è allegra, ma un po' carnevalesca. Diciamo che è un piatto che effettivamente, essendo, ripeto, una presentazione di carne cruda, fa un po' più spaventa di meno, fa un po' più amitié, proprio per questa allegria che traspare in tutti gli ingredienti utilizzati. Ecco. Cruta. Cruta. Beh, non è sicuramente un piatto minimalista, diciamo così, un piatto pieno che però mette allegria, perché d'estate un piatto del genere, secondo me, per un pranzo tra amici da mescolare appunto tutto insieme, mangiato tipo insalata, è molto carino. A me piace tutto questo colore un po' arlecchino così. Arlecchino. Allora, votiamo. Prima votiamo il piatto di Carmen. Il fiore di carpaccio con zucchina e bottarga. Tutto crudo. E adesso il piatto di Lorenzo. Carmen, ti dico io che se perdi, canti per me. Per 12-9 vince Carmen. Ma se faccio bene i conti, 35-33 vince Lorenzo, che si porta a casa il kit di Cuochi e Fiamme. Adesso ci fa anche il sorriso. Questo è solo per me. Puoi partire mentre andiamo a mangiare i vostri piatti. Che cosa? Canta per noi. Come saprei? Canta.
amarti io. Nessuno saprebbe mai. Bravissimo che ti ha fatto cantare, Simo. Solo lei saprebbe amarti, come si dice. Quella è la migliore da mangiare.